Affariitaliani.it incontra Matteo Becucci, che, reduce dal successo di X Factor della scorsa edizione, adesso è on air con Ti troverò, un brano che anticipa l'album che sarà in vendita dal 13 novembre. L'album vorrei che lo presentassi tu, Matteo, titolo e contenuti. Ok, allora l'album è Cioccolato, amore e caffè, e la hit che è in radio dal 23 di ottobre si chiama appunto Ti troverò. L'album è un'opera a cui io tengo molto, è un concept album, sono delle cover che ho internazionali, che ho preso da anni diversi, dagli anni 70, anni 80 e anche cose più recenti, e insieme a Lucio Fabbri e a Pippo Caballà abbiamo rifatto arrangiamenti, abbiamo fatto gli adattamenti dei testi dall'inglese all'italiano, e è stato un lavoro che è partito principalmente da un'idea di Lucio Fabbri, che, avendo notato il successo dell'altro anno, nella scorsa edizione di X Factor, che ho avuto con la canzone Should Know Better, di cui ho fatto l'adattamento in italiano, ha detto: ma perché non facciamo un album con delle cover, però cercando di trasformarle, anche in alcuni casi di stravolgerle? E così io, così anche avendo un bagaglio di qualche anno di esperienza alle spalle, in cui mi sono esibito con diverse situazioni musicali, in tanti posti, facendo tanti generi musicali diversi, ho comunque assorbito tanto materiale musicale, ma ho anche forse acquisito un po' una mia maniera di riuscire a vedere le cover in maniera mia, cioè di riuscire a farle mie. Dei vari album che contiene il disco, ce n'è qualcuno a cui sei particolarmente legato, o magari perché semplicemente li hai stravolti più degli altri? Dei vari brani, forse, ma sono molto legato a Fuoco nel cuore, che è l'adattamento di Smoke on the Water, di Deep Purple, perché è veramente uno stravolgimento dell'originale, cioè io ho cambiato la melodia della strofa, ho cambiato l'accento del riff, che è il riff, forse uno dei riff più famosi della storia del rock, però sono cose che secondo me hanno un senso, se l'hanno preso col tempo provando a farle e suonandole a lungo, poi è venuta fuori questa versione, a me piace molto. Come sono molto legato per esempio a Ti troverò, perché è una melodia che mi rimbalza in testa da tanti anni. Cioccolato, amaro e caffè uscirà, dicevamo, il 13 novembre. Dopodiché promuoverai l'album attraverso una serie di concerti, di showcase. Esatto, il primo, il più importante, perché il primo di questi showcase avverrà alla Mondadori di Roma, il 13 di novembre, che è proprio la data dell'uscita dell'album. Quindi è una cosa molto importante, però sarà una cosa molto bella, perché mi presenterò lì con chitarra, pianoforte e violoncello, accompagnato da musicisti eccezionali, e daremo subito in questo assaggio live unplugged il tipo di disco che abbiamo voluto realizzare. Matteo, per quanto riguarda invece X Factor di quest'anno, da vincitore dell'edizione passata, ti è capitato di guardare un po' il programma quest'anno? L'ho visto poco, però qualche esibizione l'ho vista, e diciamo che ci sono dei talenti. È ovviamente giustamente diverso dall'altro anno, perché non c'è più solo l'avventura, e perché io forse sono sempre un po' affezionato al cast dell'altro anno, perché tutto sommato non è passato così tanto tempo, però comunque ci sono dei bei talenti, credo, anche quest'anno. Tra i vari talenti, tu chi preferisci? Beh, mi sembra che quello più bravo e più anche versatile sia Marco. Marco, che è della compagnia della squadra di Morgan. Sì, della squadra di Morgan, sì. Senti, con Morgan hai avuto ancora qualche contatto? L'hai sentito? Sì, ci siamo sentiti con Morgan subito dopo X Factor. Quest'estate io ho fatto l'ospite a un suo concerto, e abbiamo fatto delle canzoni insieme, poi l'ho rivisto e l'ho risentito durante questi mesi, cioè è rimasto un bel rapporto. A proposito di collaborazioni illustri, sognando a occhi aperti, chi vorresti con te sul palco per condividere l'emozione di una canzone insieme? Italiano o straniero? Quello che vuoi. Beh, no, ma ce ne sono moltissimi,
so, italiano mi piace molto Mario Venuti, Samuele Bersani, anche Niccolò Fabi, ce ne sono tantissimi. Una donna italiana magari per fare un po' una di contrasto? Una donna italiana, mi piace molto Elisa, mi piace molto Elisa, mi piace molto Malika, poi vabbè ci sono nomi incredibili come per esempio che ne so, la Mannoia, la Vanoni, parliamo di Mina che è proprio la dea della musica italiana. Matteo, per concludere, facendo un bilancio della tua vita professionale, che cosa manca adesso per essere davvero contento o sei contentissimo? Ma sono molto molto contento, cioè sto facendo quello che ho sempre cercato, quindi va bene così, cioè spero di mantenere questo entusiasmo perché veramente sono molto contento, cioè sto facendo quello che volevo. Il lavoro di questo disco è stato proprio, nonostante la fatica dei continui spostamenti estivi e la pazzia di registrare, che ne so, fino alle 2 di notte per poi il giorno dopo ripartire, andare a suonare chissà dove, è stata comunque una cosa molto faticosa e molto, però anche molto stimolante. Matteo, grazie mille, un bacio, ciao! Ciao.